Buongiorno, la novella su cui siamo stati chiamati a discutere è la novella di Verga, Un processo, che appartiene alla raccolta Vagabondaggio, che è del 1887. E vorrei partire dal titolo. Un processo è un titolo piuttosto diretto, apparentemente semplice. Che però è caratterizzato da questo articolo un, Verga avrebbe potuto tranquillamente trovarla, il processo, l'articolo un che ci orienta verso un caso particolare di processo, un processo che è specifico che dovremo scoprire nel corso, la cui natura dovremo scoprire nel corso della lettura. Si tratta presumibilmente appunto di un caso anomalo. E quindi, diciamo, secondo tecnica della narrazione naturalista, dovrebbe appunto costituire un fatto strano, non semplicemente un fatto di cronaca, cioè un processo di per sé un fatto di cronaca, ma evidentemente un fatto di cronaca particolarmente eccezionale o stravagante. Vedremo che in realtà proprio da questa eccezionalità, da questa marginalità di questo processo sarà possibile appunto considerare questo processo anche un processo paradossalmente esemplare e quindi considerarlo come se, considerare questo titolo come se fosse il processo. L'inizio del racconto, per entrare un po' in materia, vorrei leggerlo e commentarlo rapidamente. All'Assise discutevasi una causa capitale. Si trattava di un facchino che per gelosia aveva ucciso il suo rivale, giovane da bene, padre di famiglia. La folla inferocita voleva far giustizia sommaria dell'assassino, pallido e lacero dalla lotta che i carabinieri menavano in prigione. La vedova dell'ucciso era venuta come Maria Maddalena per chiedere giustizia a Dio e agli uomini, in lutto, scarmigliata, coi suoi orfani attaccati alla gonnella, mentre l'usciere andava mostrando ai signori giurati l'arme con cui era stato commesso l'omicidio. Un coltelluccio da tasca, poco più grande di un temperino, di quelli che servono a sbucciare i fichi d'India, ancora nero di sangue sino al manico. E questo è l'attacco del racconto, nel quale viene subito mostrato il tema del racconto. Prima di entrarci, vorrei sottolineare chi parla in questo racconto, un elemento che emerge da questa lettura che abbiamo fatto. Chi racconta, chi dice all'Assise discutevasi una causa capitale, sembra essere piuttosto un narratore che assomiglia a un cronista da resoconto giudiziario. Si tratta di un cronista, vedremo nel corso del racconto, che si rivela un narratore neutrale, che non prende partito rispetto al tema del giudizio che è in corso, e un po' come l'autore, che appunto attraverso la tecnica dell'impersonalità nota per Verga, non pronunzia il giudizio sui fatti che racconta, ma ci rimanda l'onere, rimanda al lettore l'onere del giudizio. Tuttavia, questo narratore non è semplicemente un narratore neutro, il narratore di Verga è sempre un narratore che ha una sua soggettività. Questo è un narratore che sa osservare e che è piuttosto smaliziato, conosce la dinamica, o meglio, osserva, nota la dinamica che si sta svolgendo nel processo, nota gli umori e gli atti dei giudici, dei giurati, del pubblico, degli avvocati. E quindi, diciamo, mette subito, incrina subito quella che potrebbe essere
verità espresse dalle parole dei personaggi, perché ci fa notare contemporaneamente alle parole anche la loro prosemica, i loro gesti, quello che questi gesti e questa prosemica potrebbero indicare della loro psicologia, del loro atteggiamento nel momento in cui si esprimono. Si tratta, da quanto abbiamo letto di questo inizio, di un semplice caso dal punto di vista poliziesco e giudiziario. Cioè abbiamo un omicidio commesso per gelosia, come si dice, un facchino che per gelosia aveva ucciso il suo rivale, e un omicidio che è stato colto sostanzialmente in flagrante. Si dice appunto che i carabinieri lo menavano in prigione pallido e lacero dalla lotta. Quindi ancora, diciamo, catturato a delitto appena avvenuto. E inoltre l'omicidio, come emerge già sin dalle prime battute del processo, che poi subito dopo questo pezzo iniziale viene messo in scena con l'interrogatorio di Rosario Testa, l'omicidio già nella prima parte si rivela reo confesso, nel senso che, diciamo, risponde sempre sì, signore, alle domande del giudice, domande che si dice sono domande che gli legano il nodo del capestro alla gola, e quindi, diciamo, domande che lo condannano, domande e risposte affermative che lo condannano. Il racconto si può dividere in quattro parti. C'è questa presentazione del processo, con i primi interrogatori del giudice, e poi c'è la figura nella seconda parte della Malerba, appunto la donna per la quale è stato commesso il delitto. Scopriremo che si tratta di una prostituta. Gli avvocati, nella terza parte, le due arringhe della difesa e dell'accusa, l'accusa della difesa, e nell'ultima parte, finalmente accampa un po' in scena con la propria parola il protagonista malannata, a cui spetta appunto l'ultima parola. Questa è anche una tecnica teatrale, quella di presentare, presentare di scorcio il personaggio in tutta la prima parte della novella, lasciandoci attendere, insomma, la verifica finale e la sua, insomma, entrata in scena nel momento ritardata. Una delle caratteristiche della prima parte è la sottolineatura di una sorta di indifferenza dei giurati, che è sottolineata appunto dall'espressione: era una giornata calda di luglio e i signori giurati si facevano vento col giornale, accasciati dall'afa e dal brontolio sonnolento delle formule criminali. Cioè, questo processo avviene in una sorta di distrazione e noia. E anche un po' di fatica per il caldo da parte dei giurati. E parallelamente i due avvocati, si esibiscono in una sorta di competizione mondana. Del primo avvocato, l'avvocato dell'accusa, si dice che era, diciamo, molto serioso, togato e solenne, a malgrado della nota mondana dell'alto colletto inamidato che veniva fuori, mi sembra, dalla toga nera. Dunque, si presentava al pubblico nella sua bellezza, diciamo, così con la sua eleganza, e al tempo stesso, diciamo, i verbi che lo connotano sono fulminò e stendeva, che indica lo stendere dell'indice minaccioso dall'unghia rosea e lucente. Anche questo è un dettaglio,
di decoro mondano del giudice, dell'avvocato. Il secondo avvocato, per il secondo avvocato la nota mondana è meno appariscente, ma emerge dall'abilità retorica con cui anche lui esibisce le proprie arti, sottolineata anche qui dalla sequenza dei verbi, e dall'appello, che adesso vi illustro, e dall'appello al sentimento delicato e immaginoso di quelle dame galanti. C'è un, diciamo così, un civettare dell'avvocato verso ovviamente la parte di pubblico femminile e altolocato che assisteva, come spesso accadeva fino all'Ottocento, al processo, specialmente quando questo processo aveva fatto un certo scalpore, quindi gli avvocati, diciamo così, si mettono in scena. E infatti il secondo avvocato, i verbi utilizzati per esprimere la arringa del secondo avvocato sono sfoderò, esaminò, sciorinò, argomentò, fino a un più esplicito: qui veniva a taglio una pittura commovente, dove si vede che il suo discorso retoricamente è molto costruito. E il pubblico, parallelamente, è appena scosso dai discorsi degli avvocati, aspira con le boccette i sali profumati per rianimarsi e forse per, diciamo, purificarsi dal caldo dagli odori della sala, e scaccia, si dice addirittura, il lezzo della colpa col ventaglio, come se appunto la colpa fosse semplicemente il vento afoso, un vento afoso. In questa indifferenza generale, che è lo scenario, indifferenza è, come abbiamo visto prima, sostanziale ineluttabilità dell'esito del processo, si stagliano i due protagonisti di questo racconto, che sono anche due antagonisti rispetto alla logica del pubblico, dei giurati, degli avvocati, del giudice, cioè antagonisti rispetto alla logica del processo, in definitiva. Nel racconto, infatti, si contrappongono due morali e dunque due verità: quella della società che condanna e quella intima che spiega i moventi dell'agire e dice la verità. È una parola chiave, questa della verità, che nel racconto è messa in bocca soltanto a Malerba e a Malannata. Sono loro che dicono: questa è la verità. Questa è la verità, signor giudice. E lo ribadiscono. I due codici che si contrappongono entrano in conflitto soprattutto sul tema tema centrale di questo processo, che è il tema del rapporto tra gelosia e delitto. Si è detto sin dall'inizio che il narratore di questo racconto, sin dall'inizio, ci dice che il delitto è stato commesso per gelosia. Quindi la gelosia è un dato in qualche modo riconosciuto. Tuttavia, questa gelosia è valutata in modo molto diverso dagli attori in campo. E se prendiamo i due avvocati, sia l'accusa che la difesa sostanzialmente concordano nel negare un'autentica patente di gelosia al povero malannata. Si dice l'accusa senza neppure che il delitto è stato commesso, senza neppure la febbre della giovinezza, della passione o dell'onore. Gelosia e onore sono i due termini in ballo. Siamo di fronte a un caso giudiziario in cui, appunto, non può essere fatto valere l'attenuante canonica del delitto d'onore. Sapete che, insomma, ovviamente, che il delitto d'onore è rimasto in vigore fino agli inizi degli anni Ottanta, mi sembra che soltanto nel 1981, tanto del secolo scorso, soltanto nel 1981 sia stato, 81 o 83, ora non ricordo, sia stato
derubricato, insomma, sia stata eliminata questa attenuante. E quindi, diciamo, il tema sono due temi paralleli. C'è gelosia in questo delitto, ma non c'è onore nel commettere un delitto per gelosia in questo caso. Perché il disonore della protagonista, che appunto è una prostituta, è così lampante che escluderebbe l'attenuante. Tant'è che appunto l'accusa può dire che il delitto è stato commesso senza neppure la febbre della giovinezza, il malannata è ormai piuttosto adulto, piuttosto anziano, della passione o dell'onore, senza nemmeno la scusa della tentazione o della gelosia. Il vizio che vive del disonore ed osa ribellarsi col delitto. È evidente giudizio moralistico su tutto quello che avviene da parte dell'accusa. Per la difesa si tratta invece di, si tratta analogamente, ma insomma diversamente, ma comunque si conferma questa difficoltà a intendere la gelosia del malannata, parlando di morbosa gelosia senile. E dicendo che sì, non erano le coscienze di uomini onesti. Dunque, né onore, onestà, né gelosia sono veramente probanti in questo caso, tant'è che l'argomentazione anche della difesa si attacca al tema della provocazione, ad altri elementi per cercare di ridimensionare la colpa del condannato. Dunque, appunto, non siamo in presenza di una gelosia riconosciuta dal delitto d'onore. Solo che rispetto a questo si contrappone la valutazione della Malerba, la prima, che dice che il motivo fu che Malannata era geloso, e poi più avanti conferma davanti una sorta di incredulità del giudice, perché la Malerba ormai è una prostituta, anche lei un po' in là con l'età, per giunta sfregiata, non certamente avvenente, mentre insomma la vedova dell'ucciso era una bella donna, e quindi come è possibile questa gelosia per la Malerba? Ma la Malerba conferma: questa è la verità. E poi aggiunge che era geloso come un gran turco e che anche lo sfregio era stato commesso in un momento di passione, che per la Malerba era segno che Malannata gli voleva bene. Dunque, la Malerba invece dipinge un ritratto di un uomo piuttosto impulsivo, irruento, ma profondamente geloso. E Malannata, anche qui, anche Malannata sottolinea, conferma la verità di Malerba, e quando entra in scena, tra l'altro, personaggio così come la Malerba ha iscritta nel proprio nome la sua condanna, non soltanto in questo processo specifico, ma una sorta di condanna sociale, il nomignolo che è stato assegnato a lui e alla Malerba, sono due nomignoli un po' analoghi a quelli del più famoso Malpelo nel caso di Verga, sono, diciamo, che identificano due figure ai margini del consesso sociale, due figure che riscuotono una condanna morale a prescindere e che quindi sono perfetti imputati verso i quali la giustizia non può avere una particolare clemenza. Malannata non mette in discussione, si è già detto, la propria condanna giudiziaria, risponde il famoso signor sì al presidente, si esprime quasi con monosillabi, all'inizio dice addirittura senza dir verbo, non prova apparentemente a difendersi. Però, diciamo, aggiunge una verità ulteriore alla condanna della gelosia, una sorta di necessità vitale, che lo avrebbe portato a commettere questo delitto. Io glielo avevo detto a testa: guarda che a te non te ne importa, tu c'hai moglie e figliuoli, ma io non ho che questa qui testa. Cioè, questi due
uomini che, come avrebbe detto Verga, sono sugli ultimi gradini della scala sociale, sono appunto legati affettivamente, sì, sorreggono a vicenda e in qualche modo Testa non ha bisogno della Malerba, mentre Malannata ne ha bisogno. Ed è una battuta che il Malannata ribadirà alla fine del racconto. Io glielo avevo detto a colui, signor Presidente, quando, diciamo, sente la sentenza della propria condanna a vita. Una condanna che gli risulta inconcepibile. Cioè, rispetto alla condanna, il protagonista ha un atteggiamento misto di incredulità e incomprensione. È come se, diciamo, appunto, fa valere questa sua logica alternativa. Ci è stato detto che il signor Presidente ha ucciso Rosario Testa, devo andare a morte anch'io, come è scritto nella legge, e va bene, no? Cioè, Malannata non mette in discussione apparentemente l'esito del processo, tuttavia rimane incredulo quando avviene la condanna decisiva, proprio perché si stanno fronteggiando due logiche inconciliabili. Malannata non può essere capito né giustificato dalla comunità che risponde a un'altra logica del diritto. Perché la confessione di Malerba e Malannata, che sembrano quasi parlarsi tra di loro piuttosto che parlare al pubblico, come invece era l'atteggiamento degli avvocati, loro esprimono una verità ulteriore rispetto alla verità processuale, una verità intima che non ha spazio nelle decisioni del dibattimento. È lo scrittore che compie questo scarto rispetto al tema della verità, cioè all'accertamento della giustizia, alla verità del giudice, che rintracciano la responsabilità. Individuano i colpevoli, studiano i moventi, esaminano i moventi soltanto in funzione della possibilità che questi, diciamo, abbiano determinato il delitto e la responsabilità del delitto. Al contrario, la logica che si contrappone in questa dinamica è la logica che dà voce alle ragioni più intime e profonde, cioè è lo scrittore che non solo no, non si limita, forse non gli interessa tanto accertare la colpevolezza, tant'è che in questo racconto la colpevolezza è data per scontata sin dall'inizio, gli interessa quanto spiegare come è stato possibile il fatto, spiegare le ragioni del delitto e della violenza. E in questo, diciamo, mette in scena dei casi, appunto, anomali, il punto da cui siamo partiti, proprio perché questa anomalia può rivelare le aporie della giustizia, la giustizia che non coglie la verità fino in fondo.